Sì! Ecco lo stivello magno, ragazzi! Riaccesiamo nel canale tutti quanti carichi, pimpanti e gioiosi per un'altra serata insieme con un gran bel video e in preparazione a Juventus-Roma che sarà tra pochissime ore, quindi sabato. Allora, partiamo subito con i saluti e ringraziamenti a tutti i nuovi iscritti, ragazzi, siete davvero in tantissimi in queste ore e in queste ultime serate. Un grande bacio dallo stivello magno che vuole un sacco di bene ed è contento del vostro supporto in questi mesi. E poi un altro bel ringraziamento, un abbraccione caloroso a tutti invece gli iscritti già assodati che con me analizzano e contribuiscono in chat a parlare appunto della situazione della Juve e di quello che sarà in questo mese tostissimo, pieno di impegni, in cui la Juve dovrà tirare fuori il massimo di se stessa e portare a casa risultati su risultati, contando anche il risultato che dovrà portare a casa a Oporto, contro il Porto appunto. Allora, partiamo appunto col discorso che riguarda questo mese caldissimo che vedrà la Juve appunto affrontare la Roma, che è soltanto a un punto sopra di noi, ma che comunque in questo momento non è al meglio, è venuta comunque da una vittoria contro il Verona 3-1 la sonora, però io sono convinto che col fatto che ci sono moltissime diatribe in spogliatoio e anche contro Fonseca è il momento ideale per poter fare a fettine la Roma, soprattutto contando che gli manca Smalling, che è comunque un capisaldo della difesa e di solito quello che guida anche Mancini e gli altri giovani della difesa come Villar. Allora, sarà importantissimo portare a casa i tre punti, dobbiamo dare un segnale di forza anche in casa, dove spesso stentiamo rispetto alle partite in trasferta, e Pirlo comunque si affiderà ai migliori 11 possibili, partendo appunto dalla porta con Szczęsny. In difesa Danilo, Bonucci e Chiellini, i senatori tornano in campo e daranno il fiato di nuovo ad Alessandro, De Ligt e Demiral. Quindi importantissima scelta di Pirlo che fa capire, al ritorno appunto di Chiellini e Bonucci dai piccoli infortuni, che loro sono le colonne portanti della difesa, quindi ha dato un segnale appunto di chi sono i veri titolari e quelli che porteranno avanti la Juve da qui fino a fine stagione. E in effetti il campo gli ha dato ragione, perché la Juve prende meno gol e domina le partite in maniera davvero incombente, davvero impressionante, e quindi gli va dato adito delle scelte molto azzeccate. A centrocampo Arthur guiderà appunto il centrocampo, la mediana, contentissimo della sua scelta perché ha anche riposato comunque in Coppa Italia entrando soltanto alla fine, e McKennie super titolare sempre con lui, quindi il duo che io voglio sempre in campo è stato scelto di nuovo da Pirlo per cercare appunto di portare a casa i tre punti con la Roma. Poi avremo Rabiot obbligato a centrocampo al posto di Bentancur, che purtroppo non ci sarà, e un po' mi dispiace, però sono convinto che Rabiot, nella forma che l'abbiamo visto anche in Coppa Italia, potrà fare molto bene. Fece bene comunque anche l'anno scorso contro la Roma, non appunto nella partita appunto a Roma in inizio stagione, ma l'anno scorso con Sarri. E poi abbiamo Chiesa, che torna davvero prorompente nella sua fascia dopo la grandissima partita che ha fatto in Coppa. È pronto davvero ancora a dare il massimo e a fare la differenza come spesso ha fatto in questa parte della stagione. E dall'altra parte Cuadrado, che è l'unico superstite che Pirlo farà giocare appunto dopo la Coppa con l'Inter anche in campionato. E vedremo se Ramsey troverà spazio soprattutto nel secondo tempo e anche Kulusevski, mentre Dybala non ce la farà e purtroppo dovrà lasciare spazio di nuovo a Morata e Ronaldo. Però Ronaldo, grande mattatore della Coppa Italia, sarà al 100%, vorrà rimpinguare il suo bottino di grande cannoniere e marcatore più prolifico della storia. Morata ritorna al suo fianco e quindi Ronaldo sarà super contento di averlo di nuovo a gli spazi e varchi nelle difese della Roma. E quindi questo è un po' il quadro della partita, di quello che sarà. La Juve dovrà dare il 100% contro la Roma perché sappiamo benissimo che gli uomini di Fonseca sono imprevedibili e hanno una squadra molto giovane e con tantissimo talento, quindi bisogna stare veramente attenti sia dal centrocampo in su, hanno veramente tanta qualità e potranno veramente metterla in sfoggio anche contro di noi. Hanno un Borja Mayoral in grande spolvero, Dzeko comunque col dente avvelenato come se ha voglia di dimostrare che è ancora un grandissimo attaccante, Pedro comunque anche lui una mina vagante, bisogna sempre stare attenti alle sue incursioni e alle sue giocate improvvise. E quindi ragazzi, davvero ci vuole la concentrazione massima che abbiamo visto sia contro l'Inter in Coppa Italia che in molte altre occasioni in quella dove è riuscito a dominare e vincere le partite, come contro il Bologna appunto, contro il Sassuolo, con l'Udinese, col Barcellona, col Parma. Vogliamo quella Juve lì, e non solo
Adesso che abbiamo Chiellini e Bonucci dobbiamo puntellare la difesa, non dobbiamo prendere gol, cosa che spesso in casa ci è capitato. Quindi molti nei commenti avete scritto, ah, secondo me la Juve finirà 1-1 con la Roma, perderà 3-0, quindi pensano sempre che andremo a sbraccare e a prendere dei gol e a perdere la testa appunto a metà partita. Invece secondo me non sarà così, perché con Chiellini, voglioso di dimostrare che è ancora un grande difensore, un grande centrale, soprattutto a Pirlo e a tutta la squadra, non secondo me daremo il massimo e non prenderemo gol. Quindi ci sarà magari anche una vittoria di misura pulita, 1-0, 2-0, però secondo me porteremo a casa il massimo della posta e daremo una grandissima scintilla, un grande segnale alla Serie A in vista dei prossimi impegni, anche contro il Napoli in casa, col Napoli in trasferta e poi col Porto in Champions League. Da qui fino alla fine di febbraio dobbiamo dare il massimo di noi stessi, senza pensare a chi non c'è, a chi recupererà, gli 11 che scenderanno, indipendentemente dal fatto che sono i titolarissimi o i rincalzi di lusso, devono dare il 100%, quindi i vari Bernardeschi, i vari Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey, Dybala quando rientrerà, Demiral, che non è considerato un titolare da Pirlo ma che spesso viene utilizzato, dovranno essere pronti sempre, anche giocando 20 minuti, perché la vera forza della Juve si dimostrerà da qui fino a fine stagione proprio con la panchina lunga, che il Milan non ha, l'Inter non ha, il Napoli non ha e l'Atalanta non ha, e neanche la Lazio, bisogna dirlo. Quindi siamo quelli che hanno la panchina più lunga e i giocatori più forti, sia tra i 11 titolari che nella panchina. E poi volevo fare un piccolo recap di quello che sta succedendo a livello del mercato, soprattutto sul fronte di Dybala. Allora, parlando dell'attacco, prima Scamacca non è stato preso, appunto, perché come ho detto io, la Juve sta cercando di fare dei colpi per giugno, quindi vedisi Milik di turno, Pogba e Aouar. Quindi la Juve vuole tenersi il capitale che ha, rimpinguarlo con i vari trofei e la qualificazione in Champions League, che darà tantissimo introito nelle casse. E poi appunto parliamo di Dybala, perché è un momento delicatissimo per il nostro Paolino. Allora, la Juve non può più aspettare per il rinnovo, perché nel 2022 a giugno il giocatore andrà in scadenza, e quindi anche il procuratore ha detto chiaramente: se non verrà rinnovato adesso, il prezzo scenderà, la Juve non potrà più cincischiare e perdere tempo, il valore calerà completamente, la Juve non potrà più venderlo a 80 milioni, deve trovare un sistema, quindi probabilmente la Juve lo rinnoverà, ma questo rinnovo non è ancora detto, e l'ha detto anche Paratici ai microfoni, non significherà nulla, non vorrà dire che il giocatore rimarrà al 100%, perché ci devono trovare un accomodamento. Dybala non vuole 10 milioni più bonus come quello che prende De Ligt, vuole 15 milioni e quindi si andrà avanti a oltranza. La Juve però non può perdere il giocatore senza venderlo 80 milioni, deve valorizzarlo a quella cifra lì per poter fare poi mercato a giugno. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi del video, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio enorme e a presto ragazzi, ciao, vi voglio bene.